spettatori, buongiorno. Prosegue la rubrica La salute degli insegnanti con il dottor Vittorio Lodolo Doria, medico esperto in patologie professionali degli insegnanti. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Quale sarà il caso che commenterà oggi? Oggi abbiamo un caso, tanto per cambiare, di una donna, una docente elementare che scrive: sono entrata in ruolo nel 92 con 6 anni alle spalle di precariato. Attualmente sono distaccata in segreteria, poiché dopo la nascita del mio primo figlio, avvenuto nel 2002, ho continuato ad insegnare portando a termine il ciclo. L'anno dopo ho ottenuto il trasferimento nella scuola elementare vicino a casa mia e mi è stata assegnata una classe prima con 15 alunni, tre dei quali con problemi. Non so ancora cosa abbia influito, ma ho passato un periodo in cui non stavo bene, né a casa né a scuola. Qui mi fermo già per commentare. Dopo una gravidanza, ovviamente noi sappiamo che il postpartum espone alle patologie depressive. Se al postpartum io vado ad aggiungere anche una professione psicofisicamente usurante come quella dell'insegnante, rischio ovviamente di cadere. E infatti questo è quello che è capitato a questa signora. La mattina mi alzavo presto, avevo dei momenti in cui non vedevo l'ora di essere a scuola, infatti arrivavo quasi sempre prima del mio orario e nei momenti in cui non ero con i bambini mi sentivo serena. Quindi è serena quando non sta con i bambini, e che è una cosa che è in contrasto proprio con l'insegnamento. E dice, mentre quando entravo in classe cominciavo ad accusare sintomi strani, vertigini, nausea, irritabilità, mi sentivo stressata e questo mio stato mi si riversava anche in famiglia. E qui facciamo un piccolo inciso, se stai male a scuola, stai male poi anche in famiglia, perché il male ce l'hai dentro, te lo porti dentro. E questa è una delle cose che serve a sfatare quei miti come il trasferimento. Mi trasferisco in un altro istituto, non serve assolutamente niente, anzi serve solamente a peggiorare le cose, perché una nuova destinazione significa andare in un ambiente nuovo, non conosciuto e quindi non protetto, che non ti dà garanzie e quindi ti fa ancora crescere l'ansia. Così un giorno, dopo un colloquio con la mia dirigente, la quale mi ha solo messo al corrente che se lo volevo avrei potuto chiedere il distacco temporaneo, non confidandomi con nessuno, ho preso questa sofferta decisione. Lo dovevo fare per me e per la mia famiglia, per essere una buona madre con i miei figli, già ora di figli ne ho due, e per i bambini degli altri dovevo trovare una soluzione, quella di allontanarmi per un po' dalla responsabilità della classe. Al momento stavo male e non pensavo alle conseguenze. E qui l'intervento familiare del marito. Mio marito, l'unico che mi ha supportata in questa scelta, mi diceva: ma sei matta? Hai insegnato da anni, ma cosa ti sta succedendo? Ora che mi sono ripresa, mi sono resa conto del coraggio che ho avuto ad affrontare tutto da solo, da sola. Sì, è stato coraggioso, ma non richiesto, perché ancora una volta è la condivisione che ci deve venire in soccorso, in aiuto. E spesso la condivisione del coniuge, del marito, del compagno non è abbastanza. Perché? Perché il marito sa ancora di meno, perché il marito è affetto da quegli stereotipi di cui si nutre l'opinione pubblica e dunque ancora una volta è molto probabile che in famiglia non si trovi l'aiuto. L'aiuto principe potrebbe essere trovato con i tuoi colleghi, sempre che i tuoi colleghi non rappresentino per te un concorrente, perché questo è il grosso problema. Nel caso adesso del nuovo decreto della buona scuola, dove la concorrenza sarà premiata, nel senso che il merito, ci sarà il merito, questo aggraverà ancora di più la situazione degli insegnanti dal punto di vista del disagio, forse? Questo sicuramente non aiuta a crescere la competitività. Laddove dobbiamo creare la condivisione è sicuramente un punto inatteso, non sperato, non voluto, e sicuramente non aiuta una situazione come quella degli insegnanti, dove l'acculturamento non è assolutamente fatto. Non è un caso che dietro la buona scuola non prevedono, nonostante abbiamo cercato di richiederlo anche con lettere aperte, interviste a Radio Rai eccetera, ma non è stato ascoltato questo appello. La salute degli insegnanti al momento è purtroppo negletta. Continuiamo nella testimonianza, e quindi scrive ancora la docente: sono sempre più convinta che la professione docente sia una helping profession e che bisognerebbe riconoscere i propri limiti.
soprattutto se si hanno momenti di demotivazione nella propria vita e di particolare stress come li ho avuti io. Ricordiamo che in questo caso non è stato tanto lo stress professionale, ma lo stress professionale sommato a quello che è stato uno stress fisiologico da postpartum. Ricordiamo ancora una volta che le donne oggi hanno mediamente in Italia 51 anni di età. 51 anni significa menopausa, menopausa significa quintuplicare rispetto al rischio solito della donna in fase fertile l'esposizione alla depressione. E dunque noi andiamo a sommare un periodo difficile come quello della menopausa a una professione che è ugualmente difficile come quella dell'insegnante con l'usura psicofisica. Conclude l'insegnante dicendo ancora: gli insegnanti stessi non riconoscono i propri limiti, i propri problemi professionali di salute. Io stesso sono riuscita a lavorare su di me da sola, ma che fatica. Bene, ha un altro caso? Sì, abbiamo un caso veloce, questo è un caso limite riportato dalla cronaca, ma molto interessante. Titola il giornale: docente sospesa dall'insegnamento scatena un pandemonio a scuola. Qua siamo veramente a quei casi estremi, non frequentissimi ma nemmeno infrequenti, perché ci accorgiamo dalle cronache. È un caso occorso in Veneto. Era sospesa, dice l'articolo, dall'insegnamento da una decina di giorni perché attraversava un periodo difficile. Il provvedimento era del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, lo aveva chiesto chiaramente il dirigente scolastico. Venerdì mattina a questo istituto professionale è scoppiato il finimondo. L'insegnante perde il controllo, arrivano i carabinieri e un'ambulanza porta via la donna. Quindi che cosa succede? Abbiamo un caso estremo, fra l'altro di sospensione già attuata, ma l'insegnante, nonostante la sospensione, torna a scuola. E questo io, facendo un po' sorridere gli insegnanti nei miei corsi, dico sempre: i casi di psicosi, come quello in questo caso, non sono mai assenti. Cioè l'insegnante psicotico non fa mai assenze. Questo non è un incentivo ovviamente a dire che sono tutti casi psicotici, però la cosa interessante è proprio questa: l'insegnante torna a scuola quando è stata sospesa. Perché questo? Perché la scuola è la sua vita e dunque non ha altro ambiente. Chiaro che avrà una vita poverissima di relazione, ma torna a scuola e fa i danni. Dunque al centro dell'episodio un insegnante non di ruolo, fra le altre cose, ma da alcuni anni in servizio, in una condizione psicologica particolarmente difficile. Lo scorso settembre il preside dell'istituto aveva segnalato la situazione all'ufficio scolastico regionale affinché la docente venisse sospesa. Qua abbiamo purtroppo un'insipienza dell'ufficio scolastico regionale, non diremo nemmeno il nome, sotto tortura, tanto era già su tutti i giornali, e anche dei dirigenti. Ma a giustificare il dirigente noi dovremmo ricordare che non è possibile richiedere l'accertamento medico d'ufficio, nemmeno, cioè, non è possibile chiederlo fino a quando un insegnante non ha superato il periodo di prova, il che significa veramente sgomento, perché come in questo caso il dirigente non avrebbe potuto richiederlo, eppure è un lavoratore come un altro, ha diritto a tutte le tutele e quindi dovrebbe avere la possibilità sia di richiederlo lui stesso come lavoratore, sia il dirigente di richiederne il caso. Non c'è nessuna garanzia praticamente, soprattutto per gli alunni in questo caso. Nessuna garanzia né per il lavoratore né tantomeno per l'utenza. Chiude la cosa, dice: quindi una decisione sofferta quella della sospensione presa, ma necessaria. 10 giorni fa il provvedimento, ma venerdì mattina la docente si è presentata ugualmente in istituto ed è entrata in biblioteca. Più volte nei giorni scorsi abbiamo cercato di convincerla che per il suo bene sarebbe stato meglio che restasse a casa. I colleghi le sono stati vicini, purtroppo la situazione è precipitata. Ma è certo, perché con uno psicotico, signori, non si riesce a ragionare, non si può far ragionare uno psicotico. Va chiesto appunto un accertamento medico d'urgenza. In biblioteca l'insegnante ha cominciato a urlare, perso il controllo di sé, ha spinto a terra una scaffalatura, rovesciando sul pavimento i volumi e ferendosi lievemente. A quel punto il preside ha chiamato il pronto soccorso e i carabinieri. In quel momento mancavano pochi minuti alla ricreazione, c'erano tutti gli studenti. Un medico giunto
ha sedato l'insegnante, che è stata subito trasportata all'ospedale, dove era tuttora in quel momento ricoverata. Ma dottore, cos'è che può aver scatenato la furia di questa insegnante, psicotica? Allora, è chiaro che noi abbiamo, in questo caso è stata la sospensione. La sospensione ha, perché, vediamola dal punto di vista dell'insegnante, sì. L'insegnante si vede a un certo punto costretta a vedere cancellata la propria vita, emarginata, chiusa, probabilmente, anzi quasi sicuramente è un insegnante che ha una vita di relazione molto povera e dunque non ha altro. E anche questo, io su questo posso dire nella mia esperienza che ho visto diversi casi di sospensione di questa tipologia di insegnanti psicotici che tornano a scuola, ma tornano a scuola perché non hanno altro da fare, perché la loro vita è lì e dunque va affrontato il problema sia nell'interesse del lavoratore e della sua salute, sia ovviamente dell'utenza e in particolare della piccola utenza, che è quella che rimane più impressionata. Bene, ringraziamo di nuovo il dottor Lodolo e un saluto da Gilda TV. Arrivederci.